Allora, buonasera e benvenuti a una puntata. Anche oggi andiamo con le sfide settimanali di Rocket con Jack che poi ci raggiunge dopo, quindi in gara. Ok. Ora vado un attimo a prendere la chat, ragazzi, scusate, non l'ho ancora presa, mi sto un attimo adagiando lentamente, così andiamo a vedere cosa c'è da fare questa settimana. Ricordiamo che siamo ancora in stagione 5, quindi lo vogliamo ancora ricordare. E l'area 4 l'abbiamo. Mi manca ancora un po', ma direi che area 4 è praticamente fatta. Direi, tranne qualche, forse qualche rara sfida, che forse è ancora una ne devo fare. Ah, non so chi è arrivato, penso Ele, penso. Intanto grazie del raid. E ti aspetto poi qui, Jack, quando vuoi. Intanto benvenuti a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Per chi vuole venire a giocare non c'è problema, può tranquillamente, vai tranquillo, può tranquillamente venire magari dopo così vi invita Jack, eccetera, eccetera. E guardiamo subito le sfide della settimana, quindi lo vogliamo appunto ricordare. Se poi mi perdo un messaggio non è colpa mia che si sta inchiodando il telefono, non c'entro niente. Ecco, ok, andiamo. Salve, ciao, come stai? Spero tutto bene. Com'è, com'è? Guardiamo un attimo le sfide. Vi ricordo che potete, ripeto, giocare gratuitamente a questo gioco. Lo trovate anche su Epic. Lo potete giocare con noi. È crossplay, quindi non c'è nessun problema. Potete venire a giocare tutti i mercoledì. Porto le sfide settimanali. Andiamo subito a vedere le cose. Andiamo un attimo a vedere. Per primo, gioca 5 partite online. Vabbè. In playlist casuale, esegui 10 gol, assist o parate, nulla di strano. 10 centri in partita online. Centri non mi ricordo cosa sono, però va bene. Nulla di strano, 3 gol, 3 parate o parate epiche in partita. 20 assist. Ahia, questo degli assist è un dito nell'occhio. 20 centri. Diciamo che ci può ancora stare. 5 partite online. Vai, partiamo con la prima. Ripeto, dopo se volete potete venire a giocare perché tanto non c'è nessun problema. Ripeto, è crossplay. Iniziamo subito la prima sfida, la primissima sfida quindi della settimana. Ripeto, area 4 quasi finita, marzo finisce, poi ci sarà la nuova stagione che guarderemo il primo mercoledì che inizia. Sì, comunque. Guarderemo la prima sfida, diciamo la prima volta che esce la stagione nuova, la guardiamo in anteprima qua sul canale, quindi sì. Direi di sì. Com'erano belle sfide? Sì, assolutamente sì. Sì. Andiamo subito con la prima sfida. Attenzione, partiamo, tra poco ci siamo. Ancora devono entrare col tizio, c'è un ping altissimo. Vediamo di riuscire a giocarne una prima che entra. Ovviamente vi ripeto, potete venire a giocare, a scaricarlo. Cioè, ora posso rendermi conto che Rock non è per tutti, magari non interessa neanche, però se giocato in gruppo è veramente divertente. E lasciate stare quelli che vi dicono una zozzeria, beh, schifo, eccetera, perché è gente probabilmente che non. Grazie del raidino! Come stai? Benvenuti a tutti, grazie del raid, Geru. Non è partito l'arte, ma non perché non funziona, stranamente, ma perché sono dalla play. Quindi, come state? Come va? Come va? Cosa hai portato di bello oggi? Ti devo farti. Non va ancora l'SO. Madonna. Verissimo. Ciao Power Stefano, ciao, benvenuto. Total War. Ah, bello, ho il primo. Perdona, ma faccio il guardone. vabbè. Vabbè, i guardoni c'è chi fa le zozzerie con la propria ragazza che guarda dallo spioncino, però vabbè. Da soli no. È vero, sì, infatti, da soli non fa. Esatto, no, no, ma io non ho detto che fa. Ho detto che c'è chi dice sta cosa. Io personalmente mi diverto in gruppo, poi de gustibus. Ma ne conosciamo anche noi, cioè di gente che guarda dallo spioncino mentre la donna insomma fa delle cosacce, però. Ah sì, manca a me, guarda, ti dico, delle volte è antistress, però non giochiamo competitivamente, cioè pochissime volte preferiamo divertirci, sai com'è con Rocket.
E aspetta, l'SO non è partito, non so perché ormai te lo devo fare un attimo artigianale, cioè, ora poi te lo faccio io, appena finisco sta partita vado al computer. Total War sì, io di Total War l'ultimo che ho giocato era Medieval Total War 2, perché era mai roba vecchissima. Ma anche a me piace, però ti dico Rocket mi piace ma giocarlo easy, niente private, niente, preferisco giocarlo veramente come vieni, civi, tranquillo, facciamo le sfide settimanali, chi vuol venire a giocare si porta, non c'è nessun problema, figurati un po', eccetera, eccetera, non vogliamo certo metterci lì, anche perché noi più di tanto non ci impegniamo neanche, a meno io non, più di tanto non ho voglia, mi basta fare cose del passo. Eh no, ma guarda, io l'ultimo che ho giocato fu Medieval Total War 2. Giocai anche al primo. Tra l'altro mi ero destreggiato un sacco col Sacro Romano Impero. Mi ero sballatissimo. Non mi ricordo se c'era anche l'Impero Bizantino. So che c'erano qualcosa in Italia. Quindi non mi ricordo bene se c'era Bizanzio. Però, buh. Ma sono passati troppi anni, io praticamente ce l'ho ancora, c'ho proprio il CD originale, ma non l'ho. L'ho comprato su Steam, però magari un giorno lo porterò, chissà. Un Medieval Total War a modo proprio ignorante lo porto. Anche se. Ti ho fatto del suo contemporaneo, ascoltare la storia, ma non gioco per mancanza di tempo. Quello è bello, ma poi vabbè, Total War più o meno. Io brutti di Total War non ne ho giocati. Brutti, brutti. Cioè io per brutto intendo proprio roba ingiocabile, ma io gli altri non li ho giocati, tipo Napoleon Total War, questa roba qua non l'ho giocata, vi devo dire la verità, però io credo che siano proprio delle. Però brutto intendo proprio ingiocabile forse, intendo Troy, non l'ho giocato. Ce l'ho lì in Epic, ma non l'ho ancora aperto. Però, boh, magari brutto sì, ma proprio ignobile no. Ma io mi ricordo quando avevo preso il Sacro Romano Impero le prime volte. Praticamente, vabbè, le prime volte praticamente era un disastro, perché praticamente partivo a rompere le balle agli altri stati, li sfidavo proprio a modi. Poi le altre volte mi sono fatto più furbo e quindi cercavo di. Infatti poi un bel po' di volte finì che io che li conquistavo. Ma le prime volte che non sapevo giocare era una roba ingestibile. Cioè io che partivo a valanga. Dobbiamo giocare assieme a Rocket. Fronte, quanto vuoi. Quando vuoi siamo qua. Io tutti i mercoledì, io e Jack giochiamo a Rocket. Se ce l'hai possiamo giocare e crossplay. Perché è crossplay. E quindi no, easy, poi no! Ok. Scusate, ma con piacerissimo, assolutamente. E è cross, quindi guarda, easy proprio, quando vuoi. Ora partono gli shoutout artigianali quando ho finito, scusate, che Jack poi deve andare a mangiare, lo faccio un attimo io. Olle! Perché l'SO non parte, non so per quale motivo, ora vi metto subito, vi faccio l'SO artigianalmente, eh. Che praticamente il vostro metto passate, perché non vanno, so, alcuni alert non funzionano, non so perché ho provato a fare tutto, ma. Quindi adesso un attimino, adesso faccio un giro di shoutout artigianali, tanto basta mettere il link. E quindi i Total War sì, ho un bel ricordo anche, infatti li ho comprati su Steam, non so se gireranno su Windows 10, ma boh, io li ho comprati, 6 euro tutto il pacchetto. Il primo, non mi ricordo se in italiano, ma non mi risulta fosse in italiano, e quindi ho qualche difficoltà. Il lavoro, no, vabbè, ma è normale, col lavoro, è vero, è vero, il lavoro poi è importantissimo, quindi il primo non mi ricordo se è in inglese, se è in inglese, ma io mi ricordo forse era in italiano, forse, il primo Total War, mi sembrava in italiano, mica, ma si leva dai piedi sto fetente qua.
Perché mi ricordo che un mio amico ci sballava dietro al primo, però lui, cavolo, vinceva mandando spia, ammazzar gente, cioè, neanche le guerre faceva, scusa. Tanto arriva un altro gol e siamo 4-2. Pazzesco, un gol incredible. Allora, vi ricordo, domani giovedì abbiamo il gioco di Kenny Guerriero domani pomeriggio. Quindi domani si fa Kenny Guerriero dalla PS3, domani quindi si va avanti. Domani. Allora, aspetta, ora andiamo un attimo al computer, vediamo qua cosa abbiamo da fare. Andiamo al menu. Sai che allora io ho comprato qualcosina perché c'era forse un primo Fable in sconto, ma c'è della roba in sconto, ti parlo da Steam, le offerte ci sono, non le ho guardate, ma io ho reperito 2 euro qualcosa e ho reperito un Fable, non mi ricordo se è l'anniversary oppure un'altra cosa. C'è qualcosa di interessante effettivamente, poi avevo comprato ai tempi, avevo comprato, allora vado un attimo a fare lo shoutout artigianale, ragazzi, eh. Guarda, ti dico, non lo so se al momento è perché è un po' che non guardo, ma c'è sempre offerte. Anche i giochini puzza a 1 euro. Tra l'altro, ho inserito Talisman. Che Talisman è un giochino interessante, tipo da tavolo. Allora, facciamo ISO artigianali. Ok, ragazzi, scusate un attimo. C'era Talisman. Se ti interessano i giochi da tavolo, interessante, eccetera. Easy. Scusate se ti interessa, perché no? Allora, state. Ok. Ragazzi, vi dovete accontentare perché io non è che allora, accontentatevi, non so perché non funziona niente, ma comunque no, l'ho fatto con l'Easy Report, vabbè, lo stesso. L'altro è quell'altro canale mio di Jack, eh. Però volevo farlo qua angolo. Che ce l'avevo aperto, ma allora, se ti interessa, ti ho detto Talisman è un bel gioco. Io spero di giocarci a breve. Perché è interessante Talisman. È tipo gioco da tavolo. Però. Ok. Dal buon front. Anche. Ah, io ho comprato un po' di roba, ma sai, io compro un po' tutto. Ok, perfetto. Fatto i shoutout. E ragazzi, guarda, apprezzate il fatto che li faccio perché sono, non so perché non funziona niente. È un po' di tempo che mi si è impiantato tutto. Comunque, ti ripeto. Allora, dimmi. Ovviamente c'è anche l'altro canale che si chiama Elisir Podcast, eh. Non posso fare l'SO, però semmai lo fa già. Dimmi, dimmi. Vai. Non so se. No, non l'ha preso quello di front. Cavolo, come mai? Vabbè, ah, perché l'ho fatto attaccato. Vabbè. Ok, c'è su Steam. Ho preso di mostrare con tutti i spiriti. Due pa sette giochi in. Oh, come. Vabbè, oh, non so. C'è su Steam. Ho permesso di mostrare i contenuti. E non va, Ele, non capisco l'SO. Boh, ma che cazzo è. Mette due pagine in 7 giochi. Ma perché gli hentai vanno forte, sono quei pipponi che. E non va lo stesso. Eh sì, non so perché, so che ci provi, anche io ci provo, ci proviamo tutti, non funziona niente. Ma hai trovato Talisman? Talisman purtroppo io l'ho giocato a tavolo con i miei amici, qua devi comprare un sacco di espansioni, però c'è anche su Play 4, su Play 4 ce l'ho e ho tutte le espansioni, l'avevo pagato 4 euro. Però, come al solito, la gente non ha mai apprezzato quel gioco. Ma perché è anche divertente giocare insieme. Non va, non lo so. Ho apprezzato il tentativo comunque. Apprezzato, apprezzato.
Però no, non va. Oh mamma. Chi è questo qua? Gioca su. Non posso aprire la chat del gioco perché sennò sarebbe un sacco. Cioè, non posso scrivere niente. Insomma, mi si aprono un sacco di parole bannabili molto brutte. Che io però in privato uso sereno perché mi fanno incavolare. Attenzione! Opla! Arriva il gol. Quindi attenzione, attenzione. Comunque, guarda, il mercoledì. Abbiamo Rocket, il giovedì abbiamo roba da PS3 per adesso. Poi comunque sono retro, quindi il lunedì retro però PS2, PS1 per adesso. Poi e il venerdì a sorpresa i giochi free da Steam. Alcuni sono veramente incredibili, altri un po' meno, o comunque pagati a poco. Non so se c'è anche la restituzione dei soldi da parte di Steam nel caso compri un qualcosa di osceno, ma io per adesso non mai, piuttosto preferisco non restituire, ci sta. Sì, è un po' della settimana. Diciamo che porto roba che so che piace a me, che è la prima cosa. Poi, sinceramente, il martedì ci siamo dimenticati. Io porto Eurotrack, dove possiamo parlare, chiacchierare. C'è la musica rock. Ieri abbiamo sentito un po' anche di Motorhead, un po' di roba così. Abbiamo il martedì quello. Sì, ne ho sentito parlare. Non l'ho mai giocata, però so cos'è, sì. La conosco, sì. Però non ti so dire effettivamente se mi piace. Perché l'ho un po' vista che. Ma che cavolo è? I'm sorry. Sì, no, beh, guarda, io sarà. Non sono uno esperto, ma comunque molte cose le conosco. Poi sono tante volte. Poi negli anni uno si abitua. Io la mia prima console è stata il Master System con Alex Kidd all'interno, quindi ti puoi immaginare quanti anni sono passati, perché io avevo comprato il Master System che non ce l'ho più, però prima o poi andrò a reperire un po' le cose. Mamma mia. Sì, bravo, Jukes, ragazzi. Quindi lasciate like anche a Frontmall e lasciate un bel like anche a lui, ragazzi, che è bravo, espertone di Fallout. Infatti poi verrà da noi a istruirci sul gioco, perché io in realtà i Fallout li ho adorati. Cioè, nel senso, il 76 no, l'ho giocato con Jack, ho detto, ma mi è rimasto un po' stantio il 76. Devo giocare al 3 che ce l'ho su Steam, li ho comprati, ma sono lì. E il New Vegas che è lì, lo devo giocare. Mi sono presi, attenzione. Ma sono sorpresine che si possono dire o roba tipo costumini o roba o foto strane tipo da Telegram, queste robe un po', no? Che io non ho mai ricevuto queste robe però. Ah, ok, sono foto hard, ma no, ok. Ho capito. Ah, quelle belle. Io comunque non ho mai ricevuto niente. Però se qualche magari signorina me ne vuole mandare, io non dico di no, sono tutti reperti archeologici, quindi. Ma poi ecco, io avevo anche quelle riviste, perché una volta non c'era internet, cioè ora sembrerò un boomer, ma non c'era internet che ci davano le informazioni, i trailer, e ci si fidava delle riviste tipo Game Machine, Console Mania, tipo una roba così, ci si fidava molto di queste riviste. Cioè il gioco dice, oh, poi c'era io il mio, no, il mio PC, games PC, roba del genere, e ci si fidava moltissimo delle recensioni. Non è adesso che apro YouTube e vedo se c'è un trailer, mi faccio un'idea, no, allora non c'era sta cosa, e tu praticamente ti fidavi della rivista. Vero anche che molte riviste mettevano le demo all'interno, i CD di demo, che ho recuperato, quindi prima o poi le porto in live. Sono entrato. Ah, ok, no, vabbè. Ma no, ma io scherzavo, lo so. Cioè, me lo immaginavo che erano sub e bit. Sì, no, no, ma lo sapevo. Stavo scherzando. E quindi noi ci fidavamo della nostra generazione, ci fidavamo delle riviste. Sbagliavamo probabilmente. Perché infatti. Ma infatti sbagliavamo un sacco noi. Infatti, cioè abbiamo preso delle cantonate, già che ve lo può anche dire, sicuro.
Io mi ricordo che in un CD di demo. Buonasera, come va? Dai, si combatte, Andre, come sempre. Come stai tu? Stavamo parlando delle riviste che sicuramente tu te le ricordi. Perché poi va a gusto personale. Sì. No, però quello era diverso. Perché allora, Andre se lo ricorda. Perché quando internet non c'era, noi ci informavamo con le riviste specialistiche sicuramente te ricordi, Andre, PlayStation Store, quelle. Esatto. Quindi era un'informazione non proprio vera, perché ti spacciavano dei giochi fighissimi che poi erano dei mezzi cessi, io me lo ricordo benissimo. Sì, infatti. E ti davano anche, in realtà, anche dei CD demo. Sì, c'erano i trucchi. Sì, esatto, c'erano i trucchi GTA. Sì, poi era uscita un libro con scritto La Bibbia dei codici segreti. Che era pazzesca, io me la ricordo bene. No, me l'ha parato sto fetuso. Tiro su Steam a 15. Ah, non c'era l'in. Quello è un bel problema, però. Che non ci sia l'italiano. Sì, l'ho visto. Però 15, non lo so. Io sinceramente. Boh. Eccolo qua che arriva Jack, ci dà la conferma anche lui delle riviste. Ma Andre sicuramente, io non so che. La vedi? No, Andre, paura di bestemmia. Ah, può darsi, qualche fanmade, è possibile. Intanto sto cercando di aprire, ragazzi. Come il party non esiste più? Jack, ma cosa mi mandi? Jack, non esiste più il party. Madonna, perché? Cioè, non originale, vabbè, l'importante è se è un italiano. Non sia un italiano cirillico, cavolo. Già, non lo so come mai fa così. Ah, ecco, ora riesco a sentirti. Per vie traverse. Magari vado a rapire un inglese. Ciao, Gekko, eccolo qua. Adesso finisco la partita e ti invito. Ciao, ecco qua, stavo Ecco. dicendo in chat, Esta, stupendi, bellissima sì. saga Ace Sì, io Attorney. ho visto qualche immagine, l'ho vista. Phoenix Non ho Wright, visto. praticamente. Sì. Bellissimo, bellissimo. Ciao, ciao Andre. Ragazzi, passate anche da Jack, eh. Tanto non Infatti, vanno gli shootout. non vanno. Oh, c'è quell'artigianale. Io ho provato a fare Devo artigianale. autofarmerlo, un Ma po' no, ma basta brutto, che scrivi in chat. impegnativo. Ragazzi, andate a cliccare e via. Gretina, Ma in quando carico? la porti? Ma è finito il gioco di Gretina la cretina, Andre. È finito. Abbiamo salvato Finito, tutta finito. lì. Basta, finisce. Cosa sono queste sfide settimanali? Mamma mia, che Basta, roba. è finito. Intenditore. Ma non spendo soldi per il gioco di Gretina. Stiamo scherzando. Per chi non lo sa, si chiama Island Saver. Un gioco gratis su Steam. Che tu dovevi pulire le spiagge. Dovevi pulire l'ambiente. Espansione. Da. Sì, ci sono delle espansioni. L'hai preso? No, ma costano anche. Non è che il problema è che costano. Costano sì. Sono mica gratis. Ed è un gioco anche ambientalista, perché poi alla fine vai a pulire l'ambiente, salvi gli animali. Però quando è gratis, a me va bene quasi tutto gratis. Vai a pulire dalla gente sporca? No? Fai l'ambientalista? Sì, esatto, in quel gioco sì, fai l'ambientalista, Stefano. Si chiama Island Saver, se ti interessa. È gratis, sono 6-7 ore di gioco. L'ho portato il venerdì nei giochi gratis, ma l'ho finito, quindi. È carino per essere gratis, ragazzi. A parte gli scherzi, ma veramente è un gioco caruccio per essere gratuito. Oh, No, vabbè, non era brutto, non è che. non era brutto, era anche un bel Strano che su significato. Steam c'è della roba gratis di quel livello lì. Di solito sono dei giocacci o comunque. Ragazzi, si può giocare anche col controller. Sì, beh, io giocavo col controller. Finita la partita, invitami pure, che io Va bene. ci Quindi. sono scatenatissimo. Gli altri. Ora, venerdì non so cosa porto. Cosa ne pensi? Ah! Guarda, io non posso rispondere a questa domanda perché mi bannerebbero, anzi, non posso proprio rispondere a domande simili. Però non auguro sicuramente il bene a questa Sai, povero persona. Stefano, qual è il problema? Che là con l'inglese proprio non.
Cioè, non ce la fa, non lo ce la deve. capisco, non è che, cioè, ogni tanto qualche Ma scusami, parola la spiaccico, dovrei dirmi ma cosa non ho, dovrei dirmi ma l'inglese. figurati, Ci Beatrice, vedo. no, È per via purtroppo, traversa, sì, sicuramente l'avevano fatto la via cioè, da traduzione, vado però. a rapire uno in inglese, me lo faccio tradurre. Sono dei modi per Ah, giocare. Che dai, ok. madrelingua. Sì, Vabbè, ma madrelingua nemmeno io mi definisco ah, io madrelingua, madrelingua, nemmeno io. se conosco una inglese, sì, le lingue ci sono sicuro, ma non so se intendiamo la stessa cosa, però. No? Non credo, non credo. Se penso, ti da Ci lui puoi penso giocare. io. Lo rapisce Vedi lui. sua madre. Può essere, può Beh, oh, essere. comunque c'è la cosa, prima la madre e poi la figlia, non vorrei dire sta cosa, però, Ah, perché. beh, vedi, vedi, vedi. Così si dice, da noi si dice sì, ma penso che si dica un po' da tutte le parti. Oh, si dice da me, Legge della figurati. madre, esatto, appunto, cioè, quindi, appunto, no, quindi assolutamente, niente, dicevo, il discorso delle riviste, ti ricordi come ci vendevano i prodotti e poi facevano schifo i giochi? No, ah sì, legge della maglia, chi piglia la madre piglia anche la figlia, cosa Esatto, del genere. dico, tu ricordi che davano anche i CD demo originali? Io ce n'ho ancora dei demo originali, Ce l'ho, cavolo, sì, li davano con le riviste, ovviamente. E No, no, come ti quello vendevano non, bene il le foglio mi sa che riviste? verrà bloccato dal moderatore, cioè dall'automod, Andrea, l'ho Che letto, cosa? riviste po', Ehi, no, quelle riviste. io sinceramente non No, ero. ma no, credimi, Io, danno banca. guarda. Ti dico, quelli simulativi tipo alla Euro Truck mi piacciono, ma io in realtà sono per i giochi niente stealth, No. ignoranza totale, niente stealth, niente cose, niente enigmi, solo casino e distruzione, e basta. Mi interessano quei giochi là, mi piace. Anche se in realtà ho giocato a Skyrim, Fallout. Gioco un po' a tante cose, però tipo un Dark Souls già non lo porterei mai, perché va lì, ma non perché non sono capace, perché odio aspettare, quindi odio schivare, odio aspettare, e quindi io vado per la distruzione totale subito. Cosa non giocherai mai? No, volevo Tipo, dire. Ah, no, faccio pure rispondere a te, poi se vuoi ma rispondo chi è che va a anch'io. comprare in edicola? No, quelle robe lì traduti, dice. Ma sì, Ma va. c'è qualcuno? No, c'è, no, no, Ma figurati, ci lo so che sono, poi come hai, no? figurati. Ma che problema c'è? Mica una Cosa cosa non giocherei illegale. mai? Bah, io, a parte Fortnite, è sicuro il mai. Abbastanza. No, non I è vero, non Souls credo sia. sicuramente non li gioco perché non è roba per me. Ho già visto i Souls, no. No, perché si triggera per i Pokémon? Cosa c'è di male In se che parli per. senso? Perché si tri. Ma in che senso? Perché Tipo, si trigger? perché non gli Ma comunque io piacciono? più o meno ho gusti simili a quelli di Geo, io più o meno, Ma perché lui è io fan dei di Pokémon. Assassin's Creed e lo sono anch'io, Ah, Resident Evil e lo sono ma a me anch'io. Assassin's Creed a me piace anche per la storia, quindi per la parte Abbiamo dei storica, gusti quindi. simili, abbiamo gusti simili io e Geo. Ah, Digimon, no, perché io sono uno ma da. Ah, beh, io sono uno da i Pokémon, perché da Digimon? Digimon Ma io ho sono visto arrivato. tutte le 5 stagioni, quindi ho visto le stagioni, le 6, quante sono e le ho viste. Ah, io adoro i Digimon, però anche Pokémon fino alla seconda stagione, vabbè. Volevo Ma no, ma prenderci. qui parliamo di video, ma qui parliamo di videogiochi, parliamo non essere animate, Ah, parliamo di videogiochi. scusate, Pokémon ho giocato più a Pokémon, ma per un discorso di comodità avevo il Game Boy, quindi Digimon è l'unico che ho giocato, non riuscivo più ad andare avanti a un certo punto, che c'era quel bug, Oh, cos'era? grazie per il. Digimon Store, cos'era? Cioè, aiutami. Penso Digimon Story, penso. Erano L'unico, diverse. però io adoro tutto, cioè alla fine basta che non ho roba da bestemmiare, ho giocato a anche agli Uncharted che mi sono piaciuti, quindi per dire Digimon si è c'era. odiato. Io più che Ma altro perché sì. affezionato tanto ai Pokémon, io mi sono piaciuto tanto i giochi, mi sono divertito tanto, però perciò Digimon non ho detto, ma che sono questi Ci qua? faremo una puntata su Ma lui mi Elisir. conosce, visto che mi chiama tutti i giorni, Stefano, mi chiama tutte le mattine, Geru. Lui lo sa Se ci che senti i lo Take conosce, mi conosce. That, bello. No, take that, prendi questo, vuol Ah, dire, prendi pensavo il questo. gruppo con lo ex e Robby Win. No, 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 prendi qua il gruppo. No, Scusa. vabbè, piuttosto che Street Boy. È la stessa cosa Bah. che se le fai Pokémon fake. Ma no, ma hanno un loro senso, hanno un loro senso. Non è che li considero fake per niente, anzi, Ma hanno delle idee diverse, lo però. so, è Vediamo. diverso. Non lo so, non Diciamoci lo una so. cosa seria, davvero appassionati. I Pokémon sono un fake della Shin Megami Tensei, nata negli anni 80, molto prima che arrivasse il Game Boy, dove tu collezionavi
Demoni? Quali sono i demoni? Ehi, Che te devi demoni. dire? Angeli, demoni, quello che vuoi, Ehi. creature mitologiche. Era grande, era blasfemo, era tutto quel gioco. Però i Pokémon era un gioco per ragazzi, ma non c'è nessun dubbio che chi l'ha fatto a conoscesse la Shin Megami Tensei, la questione delle 8 mosse da imparare e tutto il resto viene abbandonato. Shin Megami Tensei, la questione del compendio delle cose, Shin Megami Tensei, cioè te l'ho detto io, Pokémon non hanno innovato in creato, hanno trasformato la Shin Megami Tensei per giochi per bambini. Ah, non sei fan neanche. Vabbè, ma no, ma non è il tuo genere, Ma Andre, ti conosco no! troppo bene, non è il tuo genere. Dove hai scoperto la... Ah, ok. Andre oggi ti Dove? cercava se Cosa Seba, ti c'è? cercava Seba, e ha detto: ma dov'è Andre? Dov'è Andre? Era disperato. Ogni volta che c'è lui, non ci sei te, lui dice sempre così. Io ho detto: Riesci ma mai a ieri c'era trovarti? Come Andre. mai, Io ho oh? detto: ma ieri c'era Andre, non c'eri tu. Ho detto: no, non riesco più a trovarti. Ma io neanche, però i miei giochi di Pokémon a me sono piaciuti quelli per Nintendo, però sai, erano altri tempi, erano proprio, cioè io proprio mi divertivo con gli altri, adesso Non sinceramente. sono. Non riesco ad entrare in sintonia con questi Pokémon di Questi adesso. nuovi Pokémon Quelli. no, ma quelli vecchi Quelli sì, non so perché, vabbè, sinceramente. sì. Magari io Quelli. fino al 3DS zero problemi. Il Sole Luna, Ultra Sole, Ultra Luna li ho giocati, Oh, però. mi si è inchiodato il telefono, quindi se arrivano dei messaggi. È arrivato un messaggio, un guerriero. Io mi dice Ah. Xenoverse. Ma se c'hai la Switch te la godi, Xenoverse, mamma mia. Xenoverse, Dragon Ball. No, a Xenoblade avevo capito io, Ah, scusami, Xenoverse, vedi, Xenoverse. ok. Emerald Kaizo, ok. Avevo capito, chissà perché avevo capito Xenoblade, io da Mi si è fan. inchiodato il Da telefono. fan. Andiamo bene. No, ma Ma... No, chiudi e riapri la schermata di Twitch, lo fa anche a si è me. proprio bloccato. Non c'è più. Sono bloccato. Colpa di Madonna. Chloe, colpa di Chloe. Madonna. Vai, subito. Palla, perché deve far così ogni Pokémon volta? Xenoverse, sì, lo conosco, No, io non. infatti, lo conoscevo Xenoverse, avevo visto qualcosa, sì, lo so, un fangame. Ah. Avevo scaricato uno dei fangame che aveva tipo 500 e passa Ma chi è? Pokémon dentro. Pokémon? Beh, era un fangame che conteneva tutte le generazioni, non so com'era il nome, ma Ah, non io era Xenoverse. mi ero giocato le hack di Pokémon. Mi ero giocato le hack. Allora, è arrivato un messaggio di Andre, Dimmi. vuole che lo leggo. Io avevo Pokémon giallo versus blu nel Game Boy, io facevo scambi col cavo con amici, Ah, mi cartoni. anch'io. Vabbè, ma cartoni, ma cartoni io, guarda, io stavo male, avevo la varicella, come tutti, quelli che spigliano le sfigati, che spigliano la Ma varicella anch'io me la però. sono presa la varicella, quindi scusa. Anch'io. Vabbè, meglio Boh. pigliarsi la varicella che pigliarsi, beh, tu sai cosa. Pigliarsi le lights, sì, è un po' No, peggio. non intendevo Ah, no, ah, ok. quello. Tipo Ma dicevo il altro, colere è dicevo. anche peggio, sì, Ma non effettivamente. parlavo di malattie. Ah, ok, Dicevo no. Pigliarsi di roba in che fa male quando ti entra dentro. Ma quel colpo. non spieghiamo meglio. Ah, sì, Di roba cosa stiamo itosa. parlando? Medicine? No, non è vero, sono medicine. Ma comunque Sì, era sia. supposta. Che dicevo che. Ma Però mi sono visto un po' di sti Pokémon. i Ma sai che cartoni? vedo. Sì, su Italia 1. No, ma cos'è? È la prima volta che dico: ma cos'è sta roba? Ma perché sto qua è un incapace, sto Ash? E poi alla fine Ash, basta. poi Vinceva Ash dei cartoni è veramente un incapace. Ha un sacco di Pokémon mai, non fortissimi, vinceva mai. fortissimi, ma era veramente un deficiente. Invece quello dei fumetti Red mi dicono che invece era molto più serio. Era una Ma che roba. vinceva qualcosa, quello era capace a fare strategie. Quelli No, ma. dicevano, spaccavano tutto, mi ha detto. La cosa peggiore di Ash è Ash di YY. Ah, beh, quello sì, però comunque il problema delle vecchie Ah, intanto serie è che grazie non del badavano followino. alle debolezze elementari. Non badavano alle debolezze elementari del videogioco. Questi non avevano neanche giocato a videogioco, non sapevano neanche quali erano le debolezze elementari. Quindi usavano poteri tipo Pikachu, lo usavano sempre con gente che magari era resistente all'elettricità, tipo sti Ma nei cavoli. cartoni? Sì, nei cartoni. Ma Cioè, non veramente stavano. la Non prima erano fedeli. puntata non è, non Ma è no, la andata prima, lascia così, eh. stare. Ma io parlo di alcune nei tornei. Faceva degli errori Ah, ok. clamorosi, debolezze. Mamma Vabbè, mia, ma quella se serie si guardati sono mossi, Pokémon, mossi, ragazzi. mossi, mossi. Guardati Te l'ho Pokémon. detto. Infatti, non ha senso. Detto, non hanno proprio giocato al videogioco. I due tizi col gatto. Sì, quelli sono i Quindi villain. pigliavano Ma schiaffi, come ha sì. fatto a fare gol? Ma gliel'ho Quelli parato. pigliavano sempre schiaffi. Beh, cosa c'è? Ci ritiriamo. Ma sì, chi se ne frega, Quelli insomma. perdevano sempre. Che poi quelli Vabbè, là. il T-Rocket, dai, Ma a me T-Rocket, dai. piaceva Il tipo gioco lo Arbok. A finisco. me piaceva un Certo, sacco. so. Colpa mia, colpa ne ho io, mica sono io che andavo a perdere contro i Pokémon Spettro. Ma chi?
Ma no, Rush, poveraccio di Cosa Rush. mi hai fatto venire in mente nel gioco? Una rompitura di balle non indifferente. Torri di Per Lavandonia, no, mi è piaciuto. no, per beccare i Pokémon fantasma, non li battevi all'inizio così. Dovevi trovare un rilevatore che ti dava. Sì. Comunque... Mamma, è vero, me lo ricordo. Perché se no non potevi confrontarti con quei Pokémon. Madonna. Ciao, ciao Astrologer, ciao Ciao, Vale, grazie ciao, grazie per per essere. Oh, ma non riesco a leggere i messaggi. Oggi si è inchiodato anche il telefono. Vabbè. il Vabbè, legge tranquillo, ci sono, è Astrologer che già. saluta e Ciao, grazie Andrew che dice che per sono scarso, ma c'ha ragione. Infatti io non sono un fenomeno dei Pokémon. Dai essere passato. ragazzi, Pokémon Go non va più di moda. Ma Io che credo di no, la schifo. creepypasta sulla Vandogna, sindrome di Lavandogna, la conosci? Sì, Te la racconto così? ma la Ah, la so conosci, io. beh. Abbiamo, Sì. forse abbiamo anche letta Serata Oro, sta Abbiamo cosa. letto Beh, Serata Oro, cazzo. abbiamo letta Serata Oro. E praticamente cosa è successo? Che si diceva che il suo... Allora, c'è una cosa vera. La versione, se voi sentite la versione giapponese di Pokémon Verde, cioè, vabbè, è giallo, blu, quello che vuoi, no, è blu, è rosso, praticamente aveva, in italiano non si chiama verde, ovviamente, cioè red and blu, e aveva questi suoni tanto acuti che dicevano che potevano causare le emicranie, perché col Game Boy magari ci mettevi le cuffiette, e sentite in testa, queste cose sono molto simili ai suoni binaurali. Sono simili ai suoni binaurali. I suoni binaurali di solito sono per curare, per rilassare, ma in questo caso erano suoni parecchio sgradevoli. Beh, a me piace la musica di Lavandonia, ma la cosa più assurda è che io, quando avevo la febbre alta, stavo vedendo un documentario sulla Roma, non so perché era sulla Roma, ma Mamma mia. è capitato, e sentivo in sottofondo pam, pam, pam. No, ma cos'è? Sì, rosso blu e non rosso verde in Giappone? Ma allora da dove arriva sta cosa del verde? No, il Di verde è quella sicuro. giapponese. Ma rosso verde in America e Europa. Ma da Perché noi il non era verde è rosso uno blu? solo, ah. Mi sa, in Scusami. Giappone era uno solo, era il verde. Il rosso e blu è americano perché aveva certi per far vendere di più. È quello che sto dicendo anch'io, che blu era americano e europeo, no? Ma in Certo. Europa c'era blu. Io mi ricordo blu, Sì. non verde. No, no, Ancora anch'io così, ragazzi. Invece, no, perché ho visto anche in giapponese, quando hanno fatto quella speciale di 4 puntate su Pokémon Rosso, l'avversario si chiamava Green, lo chiamavano Green, e ricordo blu in America. In America sicuramente, in America sicuramente senz'altro, in America è senz'altro. come da noi, in America, perché Nintendo fa America, poi importava. Noi abbiamo appuntamento per il 25, è vero? E dovrebbe essere, Com'è? vado a vedere, dovrebbe essere Scusa, chi è che lo scrive? Perché non c'ho messaggi. Cornwall, Ah, ovviamente. Venerdì sì, è 25. 25 dovrebbe essere. Comunque Sembra ora venerdì sotto. 25. Vado a vedere io. Tanto c'ho il calendario qua. Cioè non è un problema. Mi ricordo un Datemi un 25 secondo e vi volante. dico subito: Front, vi dico subito. Cavolo, che leggenda! Portare la saga di Fallout con un grande esperto. Io ho anche un articolino su PC che ci racconta. Era un vecchio rivista sui giochi di Ah, ruolo. le cose E ti scabrose di raccontava Fallout. dei primi Fallout. E ai tempi dicevano: però Fallout 3. I fan più hardcore non lo criticano. Perché lo critica? Perché è troppo diverso. È sì, credo che è diverso, però in realtà poi premiavano la fedeltà. Cioè, certo che però è più spoglio di quelli là. Grazie tante, dalla grafica 16 bit alla grafica potente, ce n'è la differenza. Qua non era 16 bit, ma comunque era visuale isometrica. Cioè, va bene, Andrea va a mangiare. Poi Ah, dopo ok, buon leggevi. appetito, Anne. Va bene, va bene. Grazie per la gallina, anche se non c'è la gallina qua. Non c'è la gallina. È C'è un sempre peccato. sì. Però c'è Sub, Ninja, grande Sub Ninja. Ma ora mettiamo allarme? No, 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 non mettiamo. Comunque sì, confermo. Parliamo di gaming venerdì prossimo. Mentre Ma lunedì venerdì prossimo prossimo, non è. abbiamo Flashback, la storia dei videogiochi con Sega contro Nintendo. Sega la Sarà un quadro ritenuto. non è l'atto, diciamo, ecco, Beh, dai, la con. console, Sega. Ma no, con Lucy Lane, ci racconta lei, No, parliamo di come si Flashback. può dire sta roba? Come non si può dire? Ma da streamer, può dire, dai, si può dire. Ma non si può dire Allora, nomi Paolo così e a Stefano caso. dice, ma no, lo so, mi Chi dissocio. è che Ma scrive Paolo e di me? Stefano dice, Fallout 4, l'ho ricevuto. Bello, a me è piaciuto fino a metà. No, no, aspetta, mi è piaciuto un Non sacco. hai letto Ultima Ora? Cosa è successo? Cosa è successo? Vado a mangiare, ma non sì che l'ho letto, vado a mangiare, come non l'ho letto? Ah, Rispondo l'ultima un ora, attimo. Luxuria sarà l'attrice che personifica Chloe nel film No, Uncharted. diciamo stronza. Allora, rispondo di Fallout 4. Io ci ho giocato, l'ho finito e mi è piaciuto
fino a metà, ma non perché è brutto, perché poi mi ha annoiato un po' la storia a metà, perché poi sembra quasi che ci hanno un po' mollato un po', ma se sembrava, perché è una mia impressione, però io ho adorato e l'avevo portato anche in live, non so se te c'eri già, Jack, quando io portavo Fallout, ma penso, No, no, non credo. Io sono arrivato con WB. Sì, Skyrim Skyrim sì. sì, WB, sono arrivato con WB io. Sono arrivato con Ah, ok, WB. io adoravo un sacco Fallout qua. Ora ho il New Vegas e il 3 che sono lì su Steam da penso mesi e mesi, che devo prima o poi iniziarli. Che ho Un PC li preso. regge, sì, il 3 Cioè, sicuro, ma New Vegas sicuro. penso anche, dai, Ma giochi della 360. penso di sì. Ma Regge è per bene. il Sì, formato ho PC, direi di sì, avuto un caro. flashback dei tempi del Vietnam, Paolo Stefano, ma mi sono dimenticato. Cioè, ma io e te forse abbiamo giocato insieme una volta o due da Geruxian con Xeno. Fallout. Eravamo io e te, Geruxian e Xeno su Rocket, se non Ah, sbaglio. no, okay, Potrebbe... no, non Fallout. No, Infatti. Stefano, va bene, Stefano. Dicevo, ho avuto questo flash appunto di come. Cioè, che io ho giocato. Ecco, sì, infatti eravamo noi quattro. Me ne sono ricordata sta cosa, me ne sono ricordata. Sì, prima me lo stava Cavolo. accennando che in gruppo è divertente. Però poi dipende con chi, perché poi non è sempre detto, eh. Cioè, alla fine No, non è Rocket te lo sempre devi detto. godere, devi stare No. tranquillo, in cili, non è che devi Beh, bestemmiarci, perché c'è. dipende, se vai competitiva già. No, e vabbè, noi non ci andiamo quasi mai, quindi c'è solo Io sono quando. andato ieri sera e le ho perse tutte, ma è uno Appunto. schifo, ieri sera Sì, ci appunto, provavo, quindi. Cioè, perdevo. io in gruppo non voglio troppo Astrologer arrabbiarmi. dice la finezza della bandiera del Corea del Nord, mi garba, Fly, un genio. Io in questo momento non ho bandiere, ma ho uno simbolo strano, ma prima avevo Vaticano. È un messaggio abbastanza velato, una corona e una bandiera coreana per sottolineare proprio la democrazia di quel paese. Oddio, più di noi non lo so, perché anche noi siamo messi bene al fatto di democrazia. Mi fate pensare allo spot che dice compagnia sbagliata, Gerusia che vi urla, sei un dio, ma sì, lui sì, lui sì, Ma io dice, quello non lo so, quindi. vinci, certamente Gerusia si Io se uno emoziona. mi dice ora per scherzare che non so giocare, vabbè, ma se uno mi rompe le No, balle lo quando, manda a ma quando fanculo. faceva bene, ovviamente, non quando Ma per no, lui, ma io scherzare. dicevo in generale, quando uno mi dice tanto per dire, oh, ma non so giocare, vabbè, ok, però se mi rompe lo manda a quel paese, perché non c'ho voglia. Vabbè, te credo. Non voglio di gente che è crista così. Geruxia dona un cappello per ogni. Dona un cappello per ogni gol che si fa. No, Dona un potevamo cappello. fare gol, cavolo, abbiamo perso. Vabbè. Oh, che bello! Mi ha fatto l'emoticon di Jack versione Kakashi. No, bellissimo. Ah, beh. L'emozione, l'ho vista adesso. 20 assist, ne ho fatto uno. Yeah! Che schifo. Mamma, Jack, che Leone, Max, ma perché mamma no, mia. no, non mi va, mi dà ancora la riconnessione alla chat, ma è 10 ore mi fa riconnessione alla No, chat. Kakashi, sì, Kakashi Sensei, lui, quello di Naruto, verso la mia faccia sopra, ma Grande grande Kakashi, capitano. mamma mia Kakashi, pazzesco. Basta. Avevo messo. Oggi ho pure messo in fissato il programma sbagliato, il coso sbagliato. Cioè, i messaggi di Cla. No, togli qualcosa. Togli Non quell'audio. si può qui. Non si può. Non ho pure sentito, Claudio, non ho avuto No, tempo. ma non puoi metterlo quello. Che cavolo. Ma c'è della roba, penso, bannabile a un certo Ma punto. No, no, veramente. bannabile no, però. Si sta vedendo lo Shippuden, bello, bello. Bello, bello, ora ho Ha dei ripreso la momenti chat. morti perché l'hanno rallentato tanto. Però sì, c'è Bello. tipo la saga di come si chiamava? Non i Troppi carico di là. filler, i filler, troppi, Sì, sì, vabbè. saltali. Allora Ma ti sì. do un sito. Ti do un sito che si chiama My Anime Filler. My Anime, oh, non si chiama My Anime Filler. Ti do tutto io. Guarda, ti do tutto io. Guarda, Ultimate Filler Guide. Questo sito qua. Porca miseria. Ma Punta spero qui il che non sito. lo vedi su Italia 1, perché lì, oltre che i filler, ci sono le censure, oltretutto c'è la censura Guarda lì, quello eh. con le emoticiappe che Mitiga spaccano in tantissimo. Giappo. Itachi c'ha una voce che fa tremare il pavimento, è Giappo, troppo. ragazzi, ma tanta roba, Giappo, ragazzi. E comunque dicevo, questo qui è il sito, non lo fanno più, Come no, non lo lo fanno fanno. più?
Ma io l'ho visto un mese fa su Italia 2 alle 3 di notte, non Sì, so ma se. l'Italia 2 sono le repliche, mi sa. Ah, Vabbè, ok, io so che ad basta, esempio in allora no. italiano ho portato avanti Dragon Ball Super, so che lo facevo in italiano, non ho visto anche qualche puntata in italiano, Dragon Ball Super, non so, l'ho Ma visto. Super ti dico, ma Ma è fighissima la sigla di Super, veramente, mi di piace Super mi è piaciuto un pochino il torneo del potere, anche se ha dei punti morti grossi, ma arrivarci, devo arrivarci. e poi c'è il Koga anche. No, ma scherzo, no, non c'è. Un po' di Rhodes, che C'è torna. Codiro. Pagliaccio Codiro. Ma almeno adesso finalmente, quando io criticavo Cody, tutti, ma tu cosa fai? Non, come fai a parlare di Cody? Il doppiaggio italiano era ripreso lo scorso anno, un mese dopo 3 anni, di nuovo in pausa. Vabbè, Ah, di sarà nuovo stato in un pausa. cavolo E di quando Covid, finisce sto immagino. Naruto in Italia? Nel Oh, 2040? Quando finisce? tanto, tanto, l'abbiamo già visto tutti in Giappone. Ma ci L'abbiamo sono già anche i visto tutti. fumetti, figurati un po'. Ci sono Tra anche i DVD, fumetti. fra l'altro, non dico mica per forza necessariamente. Ragazzi, devo salutare un po' entro il lavoro. Va bene, Ciao, astrologer, grazie per grazie, essere Dali. passato. Buon lavoro, grazie. Grazie Soffrirò per alla compagnia, soffrirò sempre. per sempre. Ah, tu vuoi Ma no, su guardare Telegram c'è un sacco di gruppi che i DVD? puoi Ma sì, reperire, ma diciamo, tutte le mi seguo le Happy puntate. Core, ma quello finirà mai? Finirà mai Quello Core? mai, quello mai. Mi piace questo dialogo anche se Soprattutto, gioco. lo vedremo Ma mai è adulto? un po' il succo dei giochi che porto io, che posso anche distrarmi e parlare. Se no, se voglio portare una cosa troppo elaborata, so che mi devo concentrare sul gioco e non va bene tanto. Sì, Conan 776, Ma episodi basta. doppiati in Italia. Ma certo, ma Conan Basta, fermo? basta. Veramente l'hanno È fermato? fermo? Ma come fanno a Fermo il fermare doppiaggio, Conan? aspetta, fermo il doppiaggio, non ferma la serie. Oh, parata epica, abbiamo subito gol. Super No, Metal. Beh, ma Super infatti, Metal. oh, Conan, Sì, so. sinceramente, io lo vedevo su Italia 1, ma tanti anni fa. Però poi mi aveva talmente rotto perché dicevo, ma non finirà mai sta cosa. Quando finisce sto coso? Super fuck. Ah, super. Ma Ah, ma invece è super. chat, quindi adesso. Ha un po'. Sì, ora so. Canali Sta di un po'. vabbè, Italia 1, Italia Italia 2,1, quello che ragazzi, vuoi. ecco, Mediaset fa schifo. Cioè, allora, c'era l'altra volta per dirvi, c'era un canale Mediaset, che non so qual è, che era il 27, quello che diceva film italiani. Oh, ho detto, oh, magari mettono della roba nuova. Oh, apro, mettiamo tutta roba anni 60-70, per carità di Dio, tutto va bene, ma non mi puoi dire metti roba nuova. Poi l'hanno chiuso, forse, e hanno No, messo un non super altro. il canale Dragon Ball Super, Sì, no, ho sul canale capito. No, no, principale. no, ho capito. Però Mi fa schifo. dico. Hanno aperto un altro canale media che ho scritto film rivoluzionari nuovi. Apro, è sempre la roba di 40 anni fa. Ma allora mi stai prendendo per in giro. Non spostare in 5 mesi. Sì, infatti. Molto meglio. Italia 2 è meglio, sì, devo dire che è un po' meglio. Però vabbè, tra Marcia e la muffa, non so cosa è meglio. Però dai, cavolo, non mi aprire ste robe. Cioè, Dico solo, ma quanti anni ci sono voluti in Italia prima che portassero un adattamento in Italia dell'arco dei cavalieri dell'arco di Ade dei cavalieri Vabbè, quello zodiaco? sfondi una porta aperta qui. Quanto ci è voluto per portarlo in Italia e vedere come finiva sta cavolo di storia? Quanto ci è voluto? Quanti Capello secoli? Turchia. Quanti secoli? Ai tempi non è che avevamo il modo di vederli Ma in guarda. Giappone, ai tempi direi proprio di no. Quindi, o leggevi come andava a Cavolo, finire, per o finire i Cavalieri dello Zodiaco ho aspettato peso 10 anni. E invece, pensa che Dragon Ball Z non hanno fatto pausa, sono andati avanti fino alla fine. No, mi Zeta. sembra che a un certo No, punto no, forse poi no, hanno ricominciato dall'inizio, a un certo punto hanno iniziato mi ricordo all'inizio, sì. anch'io, sì, forse dopo la saga di Erano alla Freezer. saga. No. Hanno No, alla saga quando? di. Allora, ogni tanto è successa quella di Cell, se non mi ricordo, e a quella di Majin Buu. A un certo punto l'hanno rifatta da capo, che dicevo, ma o sono io che sono diventato scemo, oppure queste le hanno già fatte. No, non sei diventato scemo te. No, Oh. no, ai tempi era così. Quindi ti dico, il problema è proprio Italia che arriva dopo il doppiaggio. Poi se ci metti dei cantanti a fare il doppiaggio quando Chi sono i quelli cantanti sono. che doppiano, scusami? Quella su Naruto c'è la voce del primo Kage di Shade, quello lì tanto. Ma È va, di Naruto. veramente. Sì, ma non è un doppiaggio. Oh, con tutto il bene che posso volere a quello lì, perché fa anche delle canzoni decenti, però non sei doppiatore. Dal primo pomeriggio, leggo io, leggi tu. Dal primo pomeriggio, la prima serata. Alla seconda serata, la notte, tarda notte, orario di Tarda colazione, notte, orario non fa questo qui. scolastico, 10.
Madonna, ma veramente ha fatto sto minestrone. Mamma mia. Sì, ma io ci Un credo, io minestrone. ci No, ma ci credo. credo purtroppo conoscendo Italia 1. Sì. Conan. Madonna santa. È delirio Ok. puro. È delirio questo. Non si taglia Vabbè, una, non ormai si taglia c'è. un super, beh, Ah, super, super. Ah, successo. super, lo vedi. Ma quelli Canale. sono proprio schifo. Quelli, Un po' mamma. come i canali della Rai. 47. Mamma mia. Rai, guarda. Il La super canale. Rai, Sì, la è Rai. partito da tutto. Io mi ricordo che c'era l'unico canale che quando tempo fa, che sarà stato qualche mese fa, che alle 2:30 di notte su Rai Gulp davano una Quello bella television. serie che a me piaceva un sacco, che era Spooksville, che era tratta dai libri di Peake, di Christopher Peake, che era terrore. Ed era una bella serie TV quella, a me era piaciuto un sacco. Spooksville, poi ovviamente l'ho reperita in altre vie, chiaramente me l'ha sostenuta in MP4. Però ecco, uno dei rari casi è quella. Si chiedevano perché non riusciva a fare molto. Chissà perché, Chissà guarda, chissà perché, perché, scusami. Mi ricordo che quando eh. davano Dragon Ball in seconda serata, porco, in prima serata, se lo guardavano tutti, se lo guardavano Ma io mi tutti. ricordo sabato sera, lo davano addirittura sabato sera Sì, Dragon Ball. sabato sera e prima serata, ragazzi, se non è un orario leggendario quello, vuol proprio dire lì veramente ti fidi in Sì, inverno, poi, dicono la gente sì. a casa, non quando l'estate che la Vabbè, gente l'estate sarebbe stato proprio una follia. esce. Vabbè, Vale. d'estate, ho capito, però ti dico, renditi conto quanto era amato, lì è stato il boom massimo in Italia. Popolarità, beh, mi chiamo cartoon in realtà, li chiamo anime, però Anime, sì, generale, vabbè, anche anime, cartoni, sì. qualunque cosa sia, qualunque cosa, tutto insieme, è stata la massima della popolarità, veramente. Stiamo vincendo, vero? Sì, Cioè, siamo noi in realtà. io me la Io. ricordo anch'io sta cosa. Che Che poi io sono c'era. Sì. contento, io sono una persona contenta. Un po', là, possiamo tornare al menu dopo questa Va partita, che... grazie. buon. E mi Molto ricordo anch'io di successo. questa cosa di Dragon. Perché poi aveva colpito proprio le masse. Cioè, gli davano. Io altri anime non li ho visti in prima serata. One Piece, io mi ricordo, io ho One passato Piece prima un'estate serata? bellissima, credo nel 98, ditemi nel 98, vero? Che facevano dopo pranzo, facevano, anzi, ora di pranzo, facevano prima One Piece e poi Dragon Ball. One Piece e Dragon Ball, o Dragon Sì, Ball e One Piece. Non andiamo a ricordo menù. quale prima, quale dopo, ma era una figata, Sì, cavolo. confermo. Quello C'è lo anche vedevo perché Cavaliere capivo dello niente, non lo Zodiaco. seguivo, sì, ma io non lo seguivo all'epoca One Piece, quindi non No, sapevo One nulla, non ci Piece, boh, mi capivo cosa piaceva, c'era. però. Poi c'erano dei filler, in quel periodo c'erano dei filler, mentre Poi invece mi sono stavo rotto. facendo la saga di Freezer, porco cane. No, Allora, vabbè, One Piece è intanto bello, riscatto. Ma è troppo lungo, almeno. ma non è Come lungo, è no? infinito. È È infinita, infinito, boh. lungo vuol dire che sia finito, ma infinito è una roba che non finisce più. Cioè, ciò ci sta, è infinito, Sto infinito. riscattando io, Devi Ok. scattarlo, io non ho finito un cavolo di Cremisi. niente, devo fare tre gol, tre gol, Apriamo. tre gol. È il Comunque, problema clap. di tante cose questo, purtroppo, così. Dimmi, Niente, dicevo, non ho ancora finito una cosa. Non ho fatto zero dimmi. La assist, serie, come pazzesco. scusa per andare in pausa, hanno usato la morte della doppiatrice di Conan. Pace Vabbè. all'anima sua, brava doppiatrice, ma non paragonabile di Irene. Eh sì. Sì. E poi voglio dire, comunque anche è morto anche il doppiatore originale di Goku, non è morto, dite. È morto di recente il doppiatore di Phoenix, Ah 2 o 3 giorni sì, fa è 3 giorni morto. fa mi sembra, sì, 2 giorni fa, Si sì. chiamava Fuochi, ironica cosa, Cavolo, Fuochi. cavolo, sì. Potere di Phoenix che era al fuoco. E Fuochi si chiama, il doppiatore di Phoenix Sì, dei Cavalieri dello Zodiaco. Sì. fuochi, sì. Sì, l'ho visto È anch'io. morto, morto. Ho letto anch'io questa notizia. Cla quando vuoi, Ah, non ho pensavo dovevi riscattato, giocare, non avevo pensavo. nulla da riscattare, guarda, Io siamo le sì. solite. Ragazzi, quando muori, muori, non è che. Ho capito. È così, è così. Andiamo a vedere se c'è Poi sarebbe novità. interessante poi un giorno anche portarne qualcuno in un futuro e chiedere com'è il lavoro del doppiatore, ma giusto Clan, per. oggi era il 16, non è scoppiato il finimondo. Non è Ma. scoppiato Per il finimondo. fortuna. Anche se dicono ultime notizie, non sono positive. Dicono nessun ritiro, hanno aumentato le truppe. Cosa?
Cosa vuol dire sta cosa? Non È come per dire, sì, ma stai tranquillo, abbiamo tutti ammassati i missili vicino a è bello, eh. No, te, ma non ti a me fa ridere. preoccupare. Io sarei un grandissimo troll anch'io, direi. No, ma state tranquilli. Togliamo la Sì, gente, togliamo la beh sì, gente. la gente si toglie a un certo Sì, punto. magari hanno tolto, che ne so, uno, hanno tolto uno, hanno mandato così, da un'altra parte. Ah Uno, ma uno, ah ah. non abbiamo tolto la gente, abbiamo tolto, quanti ne avete tolti? Uno, vabbè, ma non se ne frega. Ma perché arrivano nuove truppe? Hanno tolto, è tipo, è un'idea, ragazzi, hanno tolto due persone e ne hanno messe 500. Vedi che funziona. Ah, Dai, ne hanno funziona, messi dimmi che non funziona. soltanto 498 in più, vabbè, Esatto, ci ma sta, vedi ragazzi. che ci sta, anzi 502, così hanno anche recuperato. Vedi che, mamma Ci mia. sta, ragazzi. C'è proprio da fidarsi. Ah, io non lo so, io sono neutrale su sta cosa, sono italiano, me ne frega. Cioè, da italiano io non Pensiamo ai vado a fatti fare. nostri che qua tra un po' vedi che Ricordiamo che ride. Elisir Podcast è un Ah, canale sì. neutrale a Ah, 360 ma perché gradi. stavamo parlando di Elisir? No, 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 però io e te siamo No. neutrali pubblicamente come canale Ah, singolo. pubblicamente sicuramente siamo Ma su questa neutrali. cosa comunque sono neutrale sul serio, perché Sì, fra anch'io. incudine e martello, meglio non infilarci dentro Meglio l'u. dure. No. No, no, beh, quello sì, ma no, non era Ah, ok, proprio non era quello. quello il senso. Beh, quello fa Beh, meno diciamo che danni, fra però. l'incudine e il martello, meglio non infilarci dentro l'uccio. Da. Beh, la verità però fa male, cavolo, fa male. Per chi non lo sa, è perché stiamo parlando del canale che abbiamo assieme, quindi Sì, podcast. Non è, Elisir. Poi faccio uno esatto, quindi. shoutoutino che non è uno shoutout. Che non è. Chissà se riesce a risolvere questa Quindi cosa. ho provato tutto, quello che mi hai detto l'ho fatto, non va lo stesso. Ma che ti posso Bisognerebbe una dire? sola persona che forse riuscirebbe a risolverti questa cosa, però non lo vuoi. Non lo vuoi, moderatore. No, Non lo vuoi. ma non serve essere moderatori quello, non Lo so, serve. però boh, cavolo, Ma è un lui problema boh, di dimmi. penso di chatbot, di sta roba, non è un problema di Chatbot moderatore. no, però No, chatbot no. che puoi creare gli shoutout sul chatbot, fra l'altro, se non ti va quello, puoi provare a farlo lì. Come si fa, boh? Devo vedere il codice come si fa, te lo cercherò, mi Ah, guarderò ok. prima quando mi spuncio il codice, ma non è una roba facile, devo Ecco. passare io il codice, va Mamma mia. programmato proprio. Gol, assist mio, che bello! Mi servivano gli assist, me ne Assist servono ancora proprio io. 19, devo farne adesso, altri, devo farne altri 19. Wow, anche io devo fare gli assist. Assist, Comunque, che quello lì, se bello! volete passare anche lì, noi parliamo un po' anche di giochi, un po' di tutto. Facciamo interviste, eccetera. Parliamo di riviste speciali, no, quello Anche no. Ma non so, andiamo a chiedere alle edicole quante statistiche di gente che compra le riviste hard dalla propria edicola. dicono Almeno il 90% di signori in realtà pensione comprano le esatto, si sbagliano e vogliono prendere il TV Sorrisi riviste. Canzoni Sì, è invece proprio prendono uguale, va, il sì. TV Sorrisi e ca posso dire sta C'è un parola. TV Sorrisi, ma. Ma c'è anche un Ah, si proprio, hai visto sbagliano gli ultimi e video l'hanno del. preso per la moglie, l'hanno preso per la moglie, l'hai vista, Beh, la certo. moglie dice ma ti piace, com'è sono sti fotoromanzi, sono Ho bellissimi, visto delle sono robe che è un po' grosse, addirittura ho cavolo, aperto tre pagine, beh, non ho ci aperto stanno. scatoloni. A proposito, hai visto l'ultimo, il lato oscuro della TV che ha messo dei bei video Ho su visto che c'è Super della roba Vicky? nuova, non li ho ancora visti, ho visto che Oh, ne ha su messi quelli su uno nuovo. Super Vicky sono stranissimi. Davvero? Effettivamente, Me lo guardo, mi fa una boiata, ma devo vederlo. a pensarci è vero per quello che Ma lei era dice. robottino, lei era un robottino Era lo. programmato. Sì, ma poi vedrai. Sì. Non faccio spoiler, però. Va bene, me lo vado a vederlo. È solo quello il video che ha fatto e basta. Vabbè, Ne ha fatto uno su Wanda Marchi, ma. Wanda Marchi, Che è vecchio quel palle. video, l'ho già visto io da Wanda Marchi. Ce la porterei veramente Wanda Marchi. Io no, perché questo qui ti maledici in diretta, se Tanto, no. guarda, peggio di così non so se posso Ti sempre dice, andare. adesso però devi fare, no, ti dice, Elisir Podcast, zero spect, ti dice, loser. È una cosa che sappiamo io e lui, no, non è Magari una cosa spero che reale. no, non mi dice di fare dei soffocotti perché A lei? no, Non a me, credo, cioè lei a me, spero di no. no, spero di farlo anch'io, non è proprio il massimo. Boh, Magari sai, c'è gente. manda quel brasiliano là che aveva il maestro di No, no, addestramento, no, no, no. dice che ciao, bella Ma gioia, come a sta? parte che è successo una Finita! cosa Cos'è anni fa, successo? quando questa signora mi seguiva a me su Instagram. Cosa?
Sì, mi seguiva, Veramente? messo sì. Ma come ti Poi seguiva ha tolto lei? il follow, però all'inizio me l'ha messo in privato, poi mi aveva scritto la figlia, dice grazie per seguirci, ma io non avevo neanche seguito, non so chi ero. Vabbè, ma quello si Ha fa per detto ti manipolazione mentale. seguiamo, grazie, speriamo che poi può venire in privato da noi. Io l'ho bloccato. Vabbè, ma ti credo, perché questi qui cercano di venderti la roba. Ero intentato di insultarlo, ho detto avo. No, 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 a parte che secondo me le loro cose non fanno un cavolo, quelle gente che la vede ste cose come una truffa, sono i primi che dicono, vabbè, ma ste cose non esistono, e quindi ti fanno le Appunto, sì. truffe, sono i È primi stato che non ci bellissimo credono. sta cosa. Un salutone da madre del film. Ma che cavolo ti conosco? Infatti io non sapevo chi fosse. Ho detto, ma che è sta gente? Ma che Perché vuoi? funziona così in quell'ambito? Ah, merda. Dicono, penso che Sì. siano persone gentili, quindi mi posso fidare di Sì, loro. Funziona così. infatti Ma volevo perché cosa dire fa nel tuo delle. futuro? Ti vengono mica a dirti, ah, disgraziato, Io gli compra. No, volevo no. dire delle parole d'odio, quindi non so se hanno fatto tanto. Hanno raggiunto l'obiettivo. Credo, Hanno no. trovato proprio Comunque, quello giusto. io vado. Ciao, ciao Grazie, Stefano. grazie mille per essere passato. Buona Grazie mille, bella serata. chiacchierata. Saluti da Cla, il Quando vuoi, proprietario del ben canale. volentieri. Se ti interessa chiacchierare, c'è anche l'altro canale di podcast nostro. Se ti Gli hai interessa, messo il link sopra, io c'è il link l'Ira. Io sopra. Se ti interessa, non l'ho voluto mettere perché non mi piace rimettere, ma tanto lui mi sa che c'è già su Jack, mi sa che c'è già, nel mi sa che c'è già. caso. Attenzione! Alla Che prossima. grande Claudio Castagnoli! Ciao! Au revoir, come diceva Eric Cantona, au revoir. Allora, ovviamente, essendo francese, au Sì, come revoir lo sapeva dire. diceva. Andrea, Buonasera! buonasera, Come hai riconosciuto la mia voce, pensavo di averla mimetizzata bene, invece, ciao. Oh, comunque devo dire. No, forse non so se si può dire. Sì, si può. Perché Proviamoci. stavo brutalmente facendo una frecciata brutta con un'ascia al tizio di ieri, che ho visto, però. Oh, ho capito, Che mi ci eh. sono, ma non mi sono preso perché io volevo testare un po' sta persona, perché avevo dei Io dubbi. E non ci ho perso neanche tempo a scrivergli, ma cavolo, devo scrivere una beh, stavo persona aspettando che del entravi, poi non sei entrato. Cioè, stavo genere. Sono, aspettando io, penso, aspettando mezzanotte. che, io stavo aspettando che entravi te, ma Ma non era ero mezzanotte, sai che entro a mezzanotte. vabbè, ma io di solito alle 11:30. Poi Ah. ho E mi ci perso. sono, ma non prima, perché poi alla fine cercava di mascherare un po' la faccenda, però questa persona ha Ti ho detto scritto ah. che non entravo, eh. Ti ho scritto che non Sì, entravo. infatti. E infatti mi ci fa. No, a me dice in generale, ma delle volte bisogna scegliere tra i soldi, i propri follower. E se i follower non si adeguano, addio. No. Bravo, bravo Infatti, io ho detto, furbacchione. proprio un bel modo per dare un calcio nel culo ai tuoi follower. Vedrai che si saranno iscritti in botto Sì, da si sono quel iscritti perché. No, 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 tu no, 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 Ande, ma fa, stavo parlando di un imbecille che ho seguito ieri. no, 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 è No, no, uno no. streamer, uno Ah, streamer va, che uno conosce. stream. Un cretino. Che poi c'era. Cioè, a noi ci hanno accusato. Che poi non è vero, quindi qua lo posso dire perché tanto. A noi ci hanno accusato che non leggiamo la chat. A noi. A noi. Cioè, ma vi pare che Ma è su che Isir noi abbia mai letto qualcosa? Può su EP noi non leggiamo la chat. Ma prima di che dire tutto. Isir? Ah, sì, boh, si può dire, penso di sì. Ma sono link prima, però. Ah, esatto, no, su Elisi ci hanno accusato di questo. A noi, proprio a noi. Cioè, Cioè, magari proprio, rispondiamo solo veramente. in chat, ma comunque leggiamo. Ma spesso le rispondiamo anche messaggi normali, ma. Sì, ma è ovvio che sei una cazzata, non Poi possiamo io troppo. ripeto, è una persona che ci ha detto, è una persona che aveva una media di visualizzazione di tipo un'ora, no? Ma proprio Ma che dice, ma così neanche. non hanno, questo qui era indifferita, non è, lui ci Sì. crede, era indifferita. Se Ma sta proprio a indifferita è noi. normale che rispondiamo dopo Ma un'ora. già per esempio Andre che è qua, che è in chat, c'è poco, ma chiunque c'è che ci segue anche lì. Andre per esempio che ci segue mi sembra 3 ore, segue in No, totale anche di più, di più, 4, 5, di comunque 4 lui, ecco, ore. lui può tranquillamente anche confermare il fatto che non è vero. Meno male, assist, meno male. Cioè, quindi, vabbè, abbiamo avuto sto imbecille vabbè. Il bello di gente che non sa niente. A Non noi. Proprio sanno, giudicano, a noi. sanno, giudicano, non sanno.
Che poi Perché sono. noi abbiamo la passione. Ma è bellissimo parlare con la chat. Scusatemi, non ha senso far live senza interagire con la chat. È normale che. Avessimo, ma se l'avessimo fatto veramente, ti dico sì, l'abbiamo fatto veramente. Che poi alcune cose non si possono leggere, ok, su quello siamo d'accordo. Infatti anche qua non possiamo leggere tutto quello che ci passa per la testa, cioè è pericolosissimo. Cioè, a me non ha senso. No, non ho parlato. Abbiamo rischiato. Io non ho riuscito a pararla. Faccio schifo io a volte. Faccio schifo. Guarda, dice. La possiamo fare? Ok, spinto. Ma è una bella partita questa. Mi piace. Sì, quindi, boh, vabbè, ok. Auguri, infatti si è trovato bene con quest'altro che venderebbe i follower per i soldi. Va bene, auguri, È si sono successo trovati. qualcuno di voi due non mi rispondesse. Ma Ma infatti, troppo anima. tentare, che magari mi sfugge un messaggio. Ma no, Troppo ma infatti tardo. volevamo cioè una conferma, che magari siamo noi, Tipo io oggi ho saltato un messaggio di Club perché il cellulare me l'ha dato tutto censurato, quelli di vabbè, asterischi. Poi non c'era nulla di strano, non avevo scritto neanche una parolaccia, avevo scritto cavolo forse, avevo scritto cavolo, no, cavolo, sì. cavolo No, 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 ho scritto Zalevarsa dalle P, Ah dal boh. sì, vabbè, Vabbè, ma dai, mi ha capito. messo la censura, pazzesco. C'erano due censure fra l'altro, quello è bello, due Mai censure, successo, ma una infatti parola. non è mai successo, però boh, sto qua. Sì. Che poi chissà, che poi sto qua io l'ho anche visto, facevo nella sua live, fa una specie, oh, oltre che legge il live, e vabbè, ma non è il Ma problema quello. vestito? O è tipo i TG che No, facevano leggeva libri, cioè censurarlo? ha letto Pablo Coelho, ovviamente secondo me neanche capendoci niente, perché lo stava leggendo come io leggerei la lista della spesa, cioè. Io l'ho visto citare il tetragrammato, ho detto, oh mio Dio, ma siamo su quei livelli di conoscenza? Sì, vabbè. Tetragrammato, Ui. ragazzi, è roba da brividi. A me piace tantissimo il tetragrammato, è una cosa, è Poi un cosa ha nome sacro. fatto? Ha letto, ha chiuso, ha detto ora partiamo con radio, che facciamo una specie di radio, ma non era una radio perché in chat non c'era nessuno, c'ero solo io che stavo solo a sentire. Poi a un certo punto ho detto, oh, mo, chiedo alla grande regia della radio, che è la moie, che poi battibeccava, non so a dire che cosa. Hanno letto notizie. Per colpa del tesserino aveva perso il tesserino del PC in Esatto. guerra. Quindi è ovvio che questo qui dice, non mi legge, perché da lui non c'è nessuno, non è abituato evidentemente ad avere tanta gente. Non c'è gente. Abbiamo vinto anche questo, Abbiamo mamma mia. vinto, strano. Roba golosa, che roba golosa. Non golosa. Allora, io Prego. 5-10 minuti per le solite questioni di tipo Sì, allora io spostarmi. continuo, guarda, continuo. Ti lascio. Sì, Beh, io sì. torno in gruppo, perciò veramente tornerò anche in gruppo, non è che Cioè, arriva sparisco. subito già, sì. Ah, sì, che arrivo subito, dov'è che vado? Vai Devo andare in un'altra tranquillo. stanza. Vai tranquillo. Quindi, oh, aspetta che ho delle sfide. Vai, intanto mi tolgo un attimo dal gruppo così inizio a Allora, io farti mi le sono rimaste due sfide, di tue. cui E anche una è a molto me, queste sono. difficile. Quali sono? Quella degli assist, che io come al Sì, solito gli quella degli assist, assist. quante ne hai? Quante ne hai tu? Due. Anch'io. Ho ancora area 4, E poi Madonna, qual è l'altra quella sfida che ti rimane? dei Quella centri, ma degli. mi rimane uno e lo faccio tranquillo. Centri, io quella l'ho già finita. Io, quella Rimane 10 un gol assist centro, parate, ma sì, tanto per quello. fare una faccio anche l'altra. E quella di area 4, Come sei messo? 155 assist. No, esegui due, 150. no, scusami, assist, 200 parate, sono 155. E io Un sono poco più della 147. metà. Sono lì. No, un bel po' più della metà, dai. Dai. Sei tre quarti, sei più di tre quarti. Va bene, torno subito Sì, io. Fatti qualche partita, sì, me la magari una faccio. sola, faccio già in tempo a tornare, Ma vediamo. vai tranquillo. Ciao. Ciao, ciao. A poco. Au revoir a tutti, tanto rimando in Ora chat. ritorna, non è che non va via. Quindi, ragazzi, sì. Azz, cioè io c'è certe persone non le capirò mai. Oh. Non le capirò mai questa stagione. Ma poi il problema, cioè, sapete qual è? Che purtroppo andare a dire in una propria live magari con quei due o tre persone. È anche un brutto biglietto da visita per chi magari è curioso e però sente già uno dice ah, ma non mi leggete, cioè è una brutta roba, a parte che non è vero, infatti ho risposto per le rime, purtroppo la parte diplomatica non è mai stata il mio forte, non sono mai stato uno troppo diplomatico, quindi anche ieri certe cose potevo anche non dirle, però sono fatto così, che ci vuole? Sono molto sanguigno, che
quando mi ci metto rompo veramente le scatole. E infatti la parte diplomatica andrebbe fatta non da me, però vabbè. Perché mi conosco, perché poi non amo molto le prese per i fondelli, quindi come quelli che entrano e si spammano, cerco di che hai. Sì, beh, sì. Ecco, perché un conto è dire, a me capita ogni tanto di dire che alcuni siti dicono: "Ah, ma cosa hai portato stasera di bello?" Allora tu gli rispondi. Ma è ovvio che se te lo chiedono vuol dire che puoi un po', ma non spammarti, cioè, puoi rispondere. Invece da un altro che era, mi era, me l'avevo già raccontato, mi era capitato un tizio che io non so cosa avevo detto, credo quelli che avevo detto anche a noi succede, ma questo l'ha visto, ci fa, ma non si spamma. E ho detto, ma dov'è lo spam? Cioè, quindi per molti spam potrebbe anche essere proprio il nome. Tra l'altro uno mi dice, ah, ma quel nome è spam. Io? Cioè, ma se il nome è quello lì del canale, che ci posso fare io? Ma è spam, no, non è spam, ho detto, è un nome. Cioè, quindi sì, quelli che si spammano poi guarda, li banno subito. Cioè, quelli che proprio vengono a rompermi con lo spam, li caccio via subito. Tanto sono inutili, sono persone inutili, perché non servono, non servono a niente. Vengono solo a farti. Ma sì, poi a questo tizio che non faccio i nomi perché mi ha dato subito una brutta impressione, perché ricordavo un tizio che già conosciamo benissimo, che purtroppo si è rivelato proprio una persona bassa bassa proprio. E faceva discorsi che non mi sono piaciuti tantissimo, però non mi sono proprio piaciuti. Infatti io quando c'è questo cercherò di non passarci mai, perché proprio un utente che mi infastidisce, ma a me infastidisce. Poi magari già che no, è come quella della collaborazione che ha detto: "Ah, no, ma purtroppo bisogna essere uniti." Sì, tutte parole belle, però purtroppo non è così. Vedi, noi adesso collaboriamo con gente che ci va, che ha anche un nostro tipo di linea cioè di pensiero. Non vado da uno, per esempio, che bestemmia tutto il tempo. Non vado a chiamare uno che crista tutto il tempo, che ne so, fa roba strana. Cioè, bisogna sempre un po' diffidare. Oh, poi magari può succedere che in un futuro ce lo portiamo, ma la vedo difficile. Anche perché poi quell'intervista lì, quando ci siamo andati noi martedì scorso, che l'abbiamo spammata su Telegram, questa persona è entrata 5 minuti, è stata ciao, ciao, è uscita, è entrata subito, non ci ha neanche filato. Io ieri sono stato, ma semplicemente per un discorso che volevo rompere, non, è per la persona che l'ha chiamato, se no non ci sarei neanche stato, perché già dopo 2 minuti non mi stava tanto simpatico. Però già quando fai così parli di unione, però non ti sei neanche informato. Cioè, che tra l'altro questa persona ci segue su Instagram, quindi boh, cioè ci segue su Instagram, non su Twitch, eh? Va bene, per carità, tutto va bene, però valla a capire, ragazzi. Valla a capire. Allora, qua siamo 2-1. Cavolo. Sono quello che sto facendo di più. Ah, ovviamente, figura se non c'avevo dei compagni che non sanno giocare. Logico. Porca miseria. Questa, vabbè, io devo solo fare gli assist. Gli assist sono la parte peggiore. Di roba che io proprio non li so fare proprio, non c'è proprio. Io mi piace più magari finalizzare il gol, sinceramente, ma no! Ah, tanto abbiamo perso, vabbè, perso. Ma non ho fatto assist? No, ho fatto un gol. No, tiro, non mi serve. Tiro assist. Gli assist niente, vabbè.
Vabbè, ho fatto un gol e un tiro, vabbè, va bene lo stesso. Però Alessio, vabbè. GGG. Un attimo, tu invitami pure. Ah, sì, ok, bravo. Sì, arrivo. Andiamo a... Così giochiamo insieme. aspetta. Aspetta un attimo, dammi tempo di uscire. Devo riscattare una cosa prima. Bello il cremesi, bello, bello, mi piace il coso cremesi. Un bel colore. Altro livello! Che brutte ste ruote zafferano, mi fanno angoscia. Allora, invitiamo Gè. Vai! Sto accettando, No, io non ho detto niente. Alexa, spegni camera da letto. Oh là, no! Alexa, spegni anticamera. No, volevo fregare. Alexa, spegni anticamera. No, ho sbagliato. Non ho tolto il filo. Dovrei alzare. Oh, che disastro che ho Cosa fatto. fai? Stai Ho perso impazzendo? tutto il filo. Oh no, tutto il filo è fuori posto. Ho fatto un disastro, ho fatto un disastro. Mamma mia, che Vabbè, ti macello. aspetto, falla, fai. No, 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 non posso. Dovrei girare tutto di nuovo. No, no, non posso. Ok, Alexa, fai. accendi di camera. No, no, basta, basta. No. Ok. Ok, Posso? ci sono. Sì, puoi, puoi. Con Alexa, piacere, accendi Leone. anzi. No, ti prego. Meno male che non ti sento, altrimenti qua impazzivo. Madonna, che roba. Le conosci, le conosci a memoria. Ormai Ora io non tutte posso le più leggere la sere chat, sento le quindi. Che solite io. sono distante dal computer. Ormai le sento sempre, tutte le sere è un continuo. Ma Non continuo a accendere luci, lo so, non lo so. Ma come l'accendere. la accendere? Va a sbattere. Accendere, è buio, Ma sì, va il buio. è buio. Ho paura del Ma usa le buio. candele come facevano gli antichi. Le candele sarebbero una. Se No! succede qualcosa con la Russia, un po' veramente useremo Ma io tutte ce le l'ho le candele, candele. sai, ce l'ho come riserva, perché un sacco di volte ogni tanto succede che la luce va via e siamo senza E luce. beh, c'è la luce, c'è il cellulare, dai, c'è il cellulare che Ma fa io voglio pila usare le qua. candele, perché devo usare il cellulare? La torcia umana. Perché no, quello lo faccio, ma in altre al sabato sera che mi filo dei cappucci bianchi e vado in giro, In Texas, vero, al però. Ma confine. guarda, è il mio sogno americano, quello sarebbe Mamma mia. bellissimo. Ragazzi, Oggi è cosa brutto. facciamo? Oggi si brucia. Ragazzi, vado a farmi una doccia. Grazie, Ander, per essere Ah, passato. ok. Pensavo Vediamo, chiudi, Ander, pensavo che avessi vediamo, già perché chiuso. No, sono in ok. mezzo, quindi potrebbe anche dopo, Grazie cioè, Andre, rimezzo. grazie la compagnia come sempre. Ringrazio Grazie. anch'io, è stato un piacere averti con noi. Sì. Dipende, potrebbe anche essere ora, quasi tra un po' di... però ora vediamo. Se scendiamo oltre con tot, andiamo... Come vuoi. Eh no, devo vedere la chat, non... No, devo fare Mamma mia, gli quanti assist. sono. Io devo fare tutto. Ma Ma gli sì, ma gli assist ho... assist sono facili, dai. Infatti solo due. Anche nella partita precedente non hai fatto assist, è sicuro? Un gol e un tiro. Vabbè, il tiro non conta, un cavolo. Però No, conta come tira field. nel... quello di area 4 conta. Contano anche i tiri? No, no, conta un gol, No? assist o parata, era Ah. 4. Solo Vabbè, ho gol, fatto assist o parata, gol. non c'è più. Sì. No, non ce No. la faccio arrivare. Non ce la Az. faccio. Troppo lontano. Az. Ma poi dopo, eventualmente, ci sarà qualcuno da raidare dopo che ieri Sì, ho se vuoi, detto... Pilger. C'è Pilger, se vuoi. Sì, boh, sì. Lo vuoi. Va bene. Va bene. Dopo al massimo, vediamo un po'. Sento gli uccellini fuori da Sono te. fuori, sì, è un continuo. Senti, sì, che sono fuori. Continua. Sono vicino alla mia finestra. Ti si appoggiano sulla finestra gli uccellini. Come Sì. Perché sono mai? bravo. Vabbè, Perché sono bravo. È con le persone che sono meno certo. bravo. Non è che è vero sta cosa. Guarda che gol. Ok, non è un Olè! assist. Non è un assist, ma è un gol, è Non ho vero fatto comunque. l'assist. No, non l'ha fatto te, l'ha fatto un altro. Merda.
Non lo farò mai. Se io odio fare gli ASP, una cosa mi irrito parecchio l'ASP. Perché non sono capace a farli. Cioè io preferisco finalizzare, non. Io preferisco fare gli assi, ma cioè, faccio tutto, veramente, voglio finalizzare, fare assi, mi piacerebbe anche parare, ma non sono bravo. E a parare Però sì, non invece sono bravo io. faccio schifo io. Ecco, no. Sì, al momento mi servono anche i gol, cioè, poi per l'area 4 tutto conta, gol, assi, tutto Sì, conta. vabbè. No, dai, sta settimana è più leggera, l'hanno fatta, settimana. Fai 20 No, gol guizzanti. ne bastava già uno la settimana scorsa che non l'abbiamo Non fatto. l'abbiamo Basta fatto, ma tanto per cambiare, noi in cui puoi leggere gol eh. No. guizzanti. Mamma mia, gol guizzante, Vabbè, no! ciao. Cioè, già fosse solo fai canestro. Ma il Vabbè. canestro, io ogni tanto Fai succede. gol nel giorno di neve, che quello Snowday. Già anche lì. Fai gol con quella Fai roba gol là dell'hockey. guizzante mentre stai giocando a basket e mentre giochi a hockey. Ma tipo se almeno fai modalità rissa, è bella, perché la rissa mi rilassa. Ma dai, che rilassa. No. No. Ma sembrava una parata fatta da parte tua, sembrava. Che è successo? Fa vedere. Eh no, Cioè, non è mi. colpa tua, ripeto. Ah, beh, ok, si è to toccato quello, t'ha toccato. Toccato. Lo so, purtroppo. No, non Sera ce la lì. faccio andare in parco, decisamente. Non sono pronto. Sai cosa sta facendo l'Inter? Se è già iniziata, ma non No, penso che otto e sia già iniziata. mezzo, manco un Oh, quarto ok. sicuro. Sì, mi sembrava un po' presto. Ma cos'è? Andata e ritorno, ovviamente. Beh, certo, sono gli ottavi. Il prossimo anno cambia un po' tutto, così dato che c'è il mondiale a novembre. Stranissimo C'è il periodo mondiale a per fare un novembre. mondiale, ma fatelo quest'estate, fate perché farlo novembre, cavolo, tanto è tutto Il aperto, cioè. mondiale di No! cosa? Ah, perché c'è Del troppo calcio. caldo in Qatar, ecco perché. In agosto li Eh sì! ammazzi. Sì, è vero. Cioè, hanno 40 gradi. Li dava col fuoco. No, amico. Vabbè, poi dopo questa direi che possiamo anche raidare, tanto vedo che non c'è più Vai. nessuno. E poi ti devo dire un po' di cose. Va bene, io sono tranquillo, poi ti spiego un attimo la questione là di quei nick che ti ho dato. Però almeno hai fatto piazza pulita, se hai fatto piazza pulita anche su Lisir, sono Ha tranquillo. voglia, alla grande proprio. Mamma mia. Ma basta, ora gli. Ora gli Cristo addosso, gli uccelli. No, sono carini, ma Ora anche gli per i bestemmio in roditori, faccia. cioè, veramente c'è qualche topino che ci fa Sì. esperimenti. No, Dai, in poverini! Svizzera hanno detto che bisogna continuare a Ma in farlo, in Svizzera me Svizzera. ne sbatto i coglioni quello che dicono in Svizzera. Ma chi se ne frega la Svizzera? Fra l'altro era implicato che è valida anche la sperimentazione umana oltre a quella animale, Esatto, votando beh, il perché noi fine. siamo animali, esatto. È No, proprio quello il no, no, problema. Come no? l'essere umano è mammifero, ma non è considerato animale, è un'altra specie. A caso. Vabbè. Ma è vera sta cosa. Scienza. Ma Vabbè. oddio, scienza Allora, moderna. Il puoi passato preparare c'era, ma. il coso? Dammi un secondo che mi Prego. alzo. Scusa, mi Tanto ho ondato domani addosso. abbiamo Kenny Guerriero, quindi olè. Luca, figo. Un secondo che te lo preparo subito, va bene, claro, te lo faccio sto ride, te lo faccio sto ride. Ovviamente vi saluto già che Va bene, ciao ragazzi, un Ciao, saluto da ora. Jack, fra 10 secondi dovrebbe Parte, partire. sì. Ragazzi, grazie, ci vediamo domani. Quindi, grazie mille. Alla Ciao. prossima, ciao. Oh, Ok, puoi chiudere. aspetta.